Ciao, sono Marco, buona giornata e bentornati sul mio canale. Come vedete qua al mio fianco, oggi testiamo il nuovo multi-tool della Parkside, che fa parte tra l'altro anche della sua nuova serie, della sua nuova linea che si chiama linea Performance. Linea Performance che si differenzia dalla linea normale della Parkside perché ha un motore più performante, un motore brushless vuol dire che è senza spazzoli, quindi è un motore più affidabile. Non è soggetto all'ugolo come i motori tradizionali, quindi dura di più nel tempo, si riscalda di meno rispetto ai motori tradizionali, quindi vuol dire che anche quando lo utilizziamo partiamo con una performance e finiamo alla fine del lavoro con la stessa performance. Invece i motori tradizionali si scaldavano tantissimo e quindi partivano con una performance e arrivavamo a metà lavoro, per dire, o anche più avanti, che il motore era più caldo, quindi motori che duravano anche di meno come potenza. In più i motori brushless sono anche più performanti, quindi sono molto più potenti rispetto ai motori normali e soprattutto consumano anche di meno. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che con una batteria riusciamo a coprire più tempo di lavoro rispetto a un motore normale. La cosa che mi è piaciuta di più comunque di questo attrezzo non è che il motore era brushless, perché già immaginavo che il motore era molto più performante rispetto ai motori vecchi della Parkside, ma è la costruzione dell'attrezzo. L'attrezzo è costruito molto ma molto meglio rispetto agli attrezzi tradizionali. Io li ho utilizzati quasi tutti gli attrezzi della Parkside, ho sempre pensato che come linea hobbistica da utilizzare in casa vanno benissimo, ma cioè, ci limitavamo solo quelli. Avevo provato a portarli anche in cantiere, ma le batterie duravano veramente veramente poco, l'attrezzo era poco potente e i materiali erano quello che erano. Invece questo attrezzo, che costa tra l'altro poco di più rispetto al suo modello vecchio, costa soltanto 20 euro in più, è costruito veramente veramente meglio, poi vedremo quando faremo l'unboxing. Ha una batteria da 2 ampere, ma che funziona con una nuova tecnologia che si chiama X20 Team, quindi vuol dire che con una batteria potete coprire tutti gli attrezzi che usciranno di questa linea, quindi potrete comprare uno o due attrezzi, tenere quella batteria e poi comprare gli attrezzi con solo corpo. Tra l'altro hanno cambiato anche il caricabatteria, hanno messo un caricabatteria a carica veloce, quindi sarà più veloce anche il tempo di caricamento. Anche la scatola, addirittura la borsetta, poi vedrete, qualitativamente è superiore anche questa rispetto a quella vecchia. Chiaramente però sono sempre attrezzi hobbistici, non sono attrezzi da utilizzare per lavoro. Difatti, se andate a leggere sul libretto delle istruzioni è proprio scritto che sono attrezzi di linea hobbistica non destinati agli usi commerciali, quindi cioè, si parano anche le mani, anche se però comunque se leggete vi danno 5 anni di garanzia rispetto ai 3 tradizionali degli attrezzi normali. Io ho utilizzato questo attrezzo già da 2 mesi, purtroppo causa questa quarantena non l'ho utilizzato tanto quanto avrei voluto, comunque l'ho messo sotto stress, poi vedremo il filmato e vi posso garantire che non si è neanche scaldato, è durato anche tanto tra l'altro e ha funzionato bene. Poi l'ho utilizzato anche per fare dei lavoretti che poi vedrete quando usciranno i video e vi devo dire che si è comportato bene. Questa è la scatola, come vedete è più bella robusta, più bella grossa rispetto alle borse tradizionali. Quindi migliorata la confezione. Come vedete il kit è molto spoglio, questo perché? Perché nella scatola italiana al suo interno non troverete nient'altro che il multi-tool. Invece nella confezione venduta sia in Germania che in Francia, all'interno troverete anche degli accessori. Questo è il caricabatterie, come vedete il caricabatterie promette di caricare la batteria in 40 minuti, secondo me ce ne vuole qualcuno in più, anche 50 minuti, comunque carica la batteria in poco tempo rispetto al caricabatterie vecchio. Batteria da 2 ampere, come vedete modello X20 Volt Team, quindi vuol dire che è quella unificata per tutti gli attrezzi. Questo è l'aspirazione, si attacca all'aspirazione delle polveri, se volete utilizzarlo, si aggancia così. Io non l'ho mai utilizzato, non l'ho mai utilizzato neanche quello originale della Milwaukee. Questo è l'attrezzo. Come vedete l'attrezzo è costruito veramente bene. Materiale è in plastica ma anche antiscivolo, non so se si riesce a vedere, comunque è in gomma antiscivolo.
La testata è in metallo. La testata in metallo è veramente, veramente importante per un attrezzo, perché serve per dissipare il calore, quindi vuol dire che si raffredda prima la testata, protegge il motore in caso di caduta, e più in più cosa serve anche? È molto importante non tanto per il multitool, ma soprattutto per i trapani, perché i trapani, la testata in metallo serve per bilanciare il trapano, quindi quando si utilizza il trapano per più ore, è molto importante avere un bilanciamento in alto. Chiaramente qua troviamo la regolazione della potenza, questo c'è su tutti gli attrezzi multitool, accensione, blocco dell'accessorio con presa rapida, si gira così, come vedete si svita la vite. Purtroppo non ne ho qua uno da farvi vedere. Si aggancia l'attrezzo. Una volta che si avvita, senza tirare, si lascia andare questo. E come vedete, si blocca. In più, il LED per la luce, se dobbiamo utilizzare l'attrezzo la sera oppure dentro un cassonetto, fa anche abbastanza luce. E infine il libretto delle istruzioni. Siamo giunti al termine della recensione, come avete visto ho messo l'attrezzo sotto pressione, batteria al massimo, lama nuova, ho regolato la potenza anche questa al livello più alto e niente, ho testato l'attrezzo. L'attrezzo non si è scaldato più di quel tanto, il motore sì era caldo ma neanche più di quel tanto, pensate che addirittura si è bruciata prima la lama, prima che si scaricasse la batteria se volete saperlo è durata, mettendolo così sotto pressione, 16 minuti. Allora, tiriamo le somme. La cosa che mi è piaciuta di più dell'attrezzo sono i materiali. Secondo me è costruito veramente bene. È ben bilanciato, anche la plastica si vede che è molto solida e poi tra l'altro è anche rivestito in gomma. Quindi è molto ergonomico, comodo da utilizzare, come avete visto l'ho utilizzato in tante maniere, spingendo sempre, eppure la mano non ho sentito sforzare. Quindi materiali costruiti veramente veramente bene, anche il motore comunque è un buon motore perché è un motore brushless, è un motore che c'è da tanti anni e funziona bene e chiaramente non è l'ultimo ritrovato tecnologico, motore brushless così ormai su attrezzi tipo Makita, DeWalt, Milwaukee sono superati ormai da anni, io utilizzo Milwaukee e già da 4-5 anni ha superato il brushless, affiancando il brushless a un'altra tecnologia che si chiama Fuel, che praticamente cosa fa? C'è un chip contenuto all'interno dell'attrezzo e un chip nella batteria, un chip gestisce l'attrezzo, un chip gestisce le celle della batteria, poi dialogano e fanno durare ancora l'attrezzo ancora in maniera ancora più performante e fanno durare ancora di più la batteria.
E niente, mettete un like se vi è piaciuto il video e iscrivetevi al canale se volete vedere altre recensioni, perché penso che questi attrezzi brushless, di comprarli tutti e di provarli con voi. Buona serata.